Oggi andiamo a vedere come realizzare una semplice facciata d'architettura. Dal pannello Create selezioniamo Shapes, Rectangle, disegniamo un rettangolo. Non badiamo troppo alle misure, pensiamo più che altro a disegnare, poi potremo sempre aggiustarlo numericamente. Perfetto. Ora lo centriamo nell'origine, che è una cosa che ci servirà in futuro, semplicemente cliccando col tasto destro su Select and Move e azzerando i valori. Perfetto. Prendiamo ora un altro rettangolo e lo disegniamo a mo' di finestra all'interno del rettangolo principale. Perfetto. Selezioniamo il rettangolo, clicchiamo il tasto destro, Convert to e apro Spline. Da qui Attach e lo attacchiamo alla spline precedente. Ora questi due linee sono colpe solidali. Per selezionarle individualmente, clicchiamo su di Double Spline e da lì Spline. Fatto questo, tenendo premuto lo Shift, copiamo le finestre. Perfetto. Una cosa molto importante, che in questo caso non è fondamentale ma che ci servirà poi, è selezionare sempre tutti i vertici di una spline e premere su Weld, che unirà i doppi vertici. Se andiamo su Extrude, possiamo già vedere il risultato. Se dovessimo adesso aprire la porta, dovremmo selezionare Spline, andare su Vertex, come sub-object, e cliccare su Refine. Refine ci permette di aggiungere dei punti. Quindi aggiungiamo un punto qui, con l'ingresso della linea, e un altro punto qui. Dopodiché, clicchiamo su Segment. Cancelliamo il segmento in più. Ora la spline è aperta, andiamo a chiuderla in questa maniera. Clicchiamo su Create Line e premiamo S. S attiverà lo snap, lo portiamo a 2. Questo vuol dire che lo snap è attivo soltanto nelle due dimensioni. Se clicchiamo col tasto destro, si apre il pannello degli snap. L'unico che ci interessa davvero per adesso è Vertex. Spuntiamo quello e stacchiamo gli altri. Tenendo premuto Shift possiamo fare una linea dritta. Una, due e tre. Ci chiederà se vogliamo unire i vertici, noi gli diremo di sì. Dopodiché la spline è completa, non ci resta che premere di nuovo Extrude. Ecco qui. Questo è un classico risultato di quando i vertici non sono uniti. Nel senso che il computer legge la forma interna piuttosto che quella esterna. Come fare per risolvere questo problema qui? Andare di nuovo su Vertex e controllarli tutti. La cosa migliore è usare direttamente Weld. In questo modo i vertici che sono doppi si salderanno. Il vertice doppio probabilmente era questo qui. Tra l'altro, se vi viene una linea non proprio dritta o comunque dovete correggere alcune proporzioni, la cosa migliore è farle dopo aver disegnato. Molto più importante prima disegnare, poi si può sempre correggere tutto. Ecco qui. In questo caso. Perfetto.